Io sono Nora e all'anagrafe in realtà sono Eleonora, però fin dall'inizio mi hanno chiamato Nora come il nome veniva da una zia, che anche lei comunque era Eleonora, ma non ha mai avuto la possibilità di essere chiamata Eleonora perché la chiamavano tutti Rina. E io credo che questo nome si sia sempre sembrato a tutti un nome troppo importante per portarselo così nella vita corrente, soprattutto allora quando di Eleonora in giro ce n'era molto poco e forse c'era Eleonora Duse o Eleonora Rossi Drago. Poi sono diventata Nora, ma anzi Norina, perché ero la Norina, essendo la più giovane del gruppo sempre, e quindi per me il nome Eleonora è sempre stato un nome da raggiungere. Nora non mi piaceva tanto perché era un nome un po' banale, lo trovavo, quindi forse l'ho un pochino recuperato quando ho letto Casa di Bambole, naturalmente questo personaggio mi è sembrato già un po' più interessante. Ma poi c'è stato un periodo in cui io sono partita dalla casa di origine, dalla casa costruita e ho fatto un'esperienza di vita e di lavoro completamente autonoma e lì sono stata Eleonora e Eleonora è stato il momento in cui in qualche modo mi sono sentita nella pienezza di me stessa. Adesso sono di nuovo Nora e mi sembra che vada bene.